accomodi, venga, prego. Buonasera, esimio professore, buonasera. Innanzitutto la ringrazio di avermi ricevuto. Ormai sono un mezzo uomo. Non riesco a vivere più, guardi che condizioni sono. Mi è tolto il gusto di dormire questa malattia. Ma che succede? Mi racconti. Che succede? Sono 10 giorni, professore, 10 giorni. Che appena cado nelle braccia di Morfeo, coricato nel mio letto, boom, preciso come un orologio svizzero, mi arriva questo sogno, questo incubo, questa ossessione, questa maledizione. Qui qualcuno mi ha fatto il malocchio. Mi racconti, mi dica. Sono io medesimo, solo, lacero, vestito di stracci, in una landa desolata, professore, una landa desolata nel cielo. Un sole africano che mi brucia la pelle, che mi squaglia. Io ho fame, ho sete, mi fanno male i piedi, non riesco a respirare. Ma la cosa più fastidiosa ed insolita allo stesso tempo. Professore, io ho un calippo nel culo. Un calippo nel culo, ha capito, professore? Ma come se non bastasse, la cosa che veramente mi fa uscire pazzo, veramente mi fa venire voglia di aprire il balcone e di buttarmi abbasso. Che questo cazzo di calippo in culo non si squaglia. Io lo tocco, è rigido, è freddo, sembra comprato al bar un minuto prima. Professore, in un deserto africano, con 50 gradi, in un culo che si innova farà 37-38 gradi, un calippo nel culo si squaglia. Buonasera, bentornato, buonasera. Buonasera, professore Silvio, buonasera. Buonasera. Mi sa che forse la sua cura inizia a intravedere qualche cambiamento positivo. Ah, quindi è scomparso il sogno? No, il sogno non è scomparso affatto. Ogni sera, regolarmente, appena cado nelle braccia di Morfeo, ci sono io medesimo in questa landa desolata, lacero, vestito di stracci, con questo sole africano che tabureggia, che mi squaglia, che mi toglie la voglia di vivere. E quindi c'è ancora il calippo nel culo? No, una coppa rica. Una coppa rica? Ma è peggio, cambiamo cura. Ma no, vede, sa, a me la coppa rica è sempre piaciuta. È il calippo che mi ha sempre fatto schifo a cazzo. Figuriamoci il culo. Buonasera, bentornato, buonasera. Buonasera, signor professore, buonasera. Allora, come va? Qui mi sa che invece di andare meglio, andiamo peggio. E che succede? E che succede? I sogni, sempre uguali a se stessi, sempre continuativi, sempre ossessivi. E sono sempre io, e c'è la landa desolata, c'è il maledetto sole africano che tabureggia. Io ho fame, ho caldo, ho sete, non riesco a respirare, sono vestito lacero. Scusi, quindi ha ancora la coppa ricca nel culo? Sì, ma è tiepida. Ma mentre sono lì, che mi crogiolo, che mi godo questa tiepidezza acquisita della coppa ricca, a un certo punto un vento impetuoso mi trascina via dal deserto. Un vento africano tipo Ghibli mi piroietta in alto, facendomi fare delle volte. Mi sento subito al centro di questo monzone, di questo ciclone, in questo turbinio di venti, di lampi, di fulmini. E all'improvviso il deserto scompare dall'alto. Dal freddo arrivo al caldo, dal caldo torno al freddo. E a un certo punto atterro su un posto strano, pieno di luci basse. Una costruzione un po' di design, un po' stile Made in Italy che piace al mondo. Sono in un posto VIP, un nightclub pieno di VIP. Ci sta Massimo Giletti, per dirti. Ci sono tutti gli amici di Maria De Filippi. Ci sono tutti quanti gli amanti di Maria De Filippi. Ci sono anche quelli, i furbassi del quartierino. Poi ci sono anche tutti quelli del cinema italiano. Ci sono gli attori di Hollywood. Ci sta Briatore con le zoccole. Un boss di un certo livello. Ma la cosa più strana di tutti è che all'improvviso sento Michele, Michele. Mi giro di scatto, ci sta Clemente Mastella, come se fossi il mio amico del cuore, il mio gemello di latte. Mi offre da bere, io sto al gioco, tanto è un sogno. Clemente, che vuoi? Ti offro da bere, andiamo a bere. Ci sediamo al bancone, questo bancone splendido, lucido, argento. Sembrava disegnato da Philip Stark. Queste luci incredibili di tendenza. Anche Mastella sembrava più bella, addirittura. Ordiniamo 2 gin and tonica e 2 ciabattini. 24 euro. Mi giro di scatto per sorseggiare, per fare un brindisi al magnifico Clemente. E Clemente se n'è andato, mi ha lasciato là. Mi beve il mio gin and tonica. Arriva il momento del conto, metto la mano sul portafoglio, non trovo neanche più il portafoglio. Forse solo questo, professore. Quelle sono state con Mastella, quelle burlone.
Ma la cosa che veramente, veramente mi fa uscire pazzo, che mi getta nello sconforto più profondo, che mi fa venire voglia di fare una pazzia, di dare le capocciate al muro cercando i chiodi uno a uno, quelli arrugginiti. Ma si può per due salatini e due gin tonica pagare 24 euro? Professore, ma dove andremo a finire? Buongiorno, bentornato, come va? Buongiorno, professore, buongiorno! Non la vedo granché, mi dica un po'. Lo vedo granché. Sto una berda, professore, una vera berda. Con tutto il rispetto per la sua professionalità. Io lo so, lei è un gran professionista, una persona squisita. D'altra parte lei è la prova che il mio maledetto caso senza speranza. Questa mattina al mio risveglio mi volevo uccidere, volevo farla finita. Mi racconti, mi dica, che succede? È il solito sogno maledetto che mi aggredisce la notte, puntuale come un orologio svizzero. E ci sono io, e c'è la landa desolata, e c'è quel cazzo di sole africano che tabureggia bum 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 bum, che brucia la pelle, e io ho caldo, ho sete, e non riesco a respirare. Lo stesso sogno? Praticamente lo stesso sogno. Ma a un certo punto c'è una variante improvvisa, come è capitato anche in altre volte. Sento una voce lontana, come di banditore, come di venditore di mercato. Vedo all'orizzonte un banchetto con una specie di tuareg beduino che vende degli oggetti ancora non comprensibili a quella distanza. Mi avvicino verso l'orizzonte, incuriosito, cercando di dare una risposta ai miei quesiti, cercando di capire l'arcano segreto di questi sogni di merda. E che succede? Arrivo lì e c'è veramente, effettivamente, un banchetto di mercato con un cartello. Sai che c'è scritto, professore, su quel cartello? Che c'è scritto? Vendo calippi in culo che non si squagliano. Ha capito, professore? Che non si squagliano. Quindi questa del calippo è un'ossessione per lei? Fosse solo quella del calippo l'ossessione. Lei lo sa chi era quel venditore? Lei lo sa che vendevi calippi in culo che non si squagliano? E chi era? Clemente Mastella. Clemente Mastella, ma che c'entra? Mi scusi. Professore, la cosa che veramente mi fa uscire pazzo, che mi dà un desiderio di morte, che sarei capace di morire per autocombustione solo pensando di avere caldo. Ma perché Clemente Mastella vende dei calippi in culo che non si squagliano? Professore, ma che progetto politico è?